Ok, ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Aspettate che aggiusto. Scusatemi la bruttezza di oggi, sono proprio orrenda. Non che gli altri giorni io stia meglio, però oggi particolarmente ho fatto lo shampoo. Non so perché mia madre mi ha piazzato sti capelli, ma sembrano proprio fatti a cazzo. Comunque, tralasciando perdere questo discorso. Sto registrando da un altro telefono perché praticamente ho cambiato telefono, quindi non so bene come verrà la risoluzione. Fatemi sapere come vi sembrerà questo video. In questi giorni, non lo so se oggi o prossima settimana, convincerò mio marito a comprarmi una videocamera, telecamera, fotocamera, insomma, un apparecchio con cui registrare. E nulla, praticamente non ho più tempo di registrare essenzialmente perché sto lavorando, ma sto seriamente pensando di lasciare il lavoro più che altro perché verso settembre-ottobre inizio gli studi per prendere il diploma, dovrò andare alla patente, insomma, ho tantissime cose da fare, tantissimi progetti e questo lavoro è un pochettino troppo stancante, ci sono degli orari veramente stancanti, non perché in realtà ci siano quegli orari, ma perché sono in una squadra in cui magari non si rispettano gli orari, si fa un pochettino più tardi, insomma. Diciamo che la squadra in cui lavoro è una squadra in cui il tempo si allunga, insomma, e non si finisce presto, quindi sono un pochettino stanca e non penso sia un lavoro che faccia per me. Però non lo so, beh, le entrate fanno comode, i lavori finché ci sono si devono apprezzare, io lo apprezzo, solamente che, boh, non lo so, dovrò un attimo riflettere se mi conviene o no. Comunque, nel frattempo io sono andata a fare ho mal d'orecchio tremendo, c'ho Chloe con un pochettino di tosse e la febbre, mi scarica tantissimo, cioè mi suda tantissimo di notte. Ha ricambiato il giorno per la notte per il giorno, insomma, non si dorme più. E quindi niente, diciamo che è un periodo un pochettino così, non ho registrato per questo motivo. Poi sì, sono stata in ferie, però comunque sono stata nella casa al mare, non c'avevo internet, quindi non ho registrato granché, comunque stavo segregata in casa. Comunque niente, io ho anche mal di gola. Nulla, praticamente sono stata a fare dei giri. Diciamo, ho fatto un po' di acquisti, che solitamente non è da me spendere tutti questi soldi quando ci sono i saldi, però c'erano veramente delle offerte molto 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 convenienti, quindi mi servivano queste cosine, ho deciso di spenderci questi soldini, insomma. Vi faccio vedere un piccolo haul che ho fatto a Chloe. Sono stata da OVS, c'erano una varietà di queste tutine che gli ho preso. Queste qua. Questa qua è Rosella con il gattino e il pantalone è questo grigio, diciamo, tipo grigio che dà sul verde militare, non so, comunque molto carino. Questo qua l'ho pagato 9,99, cioè 10 euro, non era scontato, sono prezzi proprio fissi, sono tutta la linea di queste tute, diciamo, sono tutte a questo prezzo, penso che ne prenderò altre. Qua c'è la topina, si siede qui con me, ok. Poi altra cosa che ho preso da OVS è questa magliettina che sempre non era in offerta, l'ho pagata 5 euro, 4,99 ed è così, leopardata con questa scritta Princess, insomma molto carina, mi è piaciuta, l'ho presa. Poi voi sapete che io per il leopardato vado in fissa. E un'altra cosa, un'altra tutina con un pantalone fucsia, un leggings diciamo. E questa magliettina così, che queste qua vanno bene per settembre, ottobre, barra primi di novembre. E poi vabbè, mi sono presa una matitina per gli occhi che adesso andrò ad utilizzare, quindi nulla di che. E niente, da OVS praticamente in tutto speso 27 euro perché alcuni negozi diciamo che hanno messo la donazione per il terremoto. Io ovviamente ho donato quell'euro che hanno messo, ed è giusto così. Ho donato anche 2 euro con il telefono, quindi fate anche delle piccole donazioni, potrebbero aiutare queste persone che comunque hanno perso tutto. E niente, comunque ho speso 27,26 euro, quindi vedete. Vedete? 27,26 euro e questo qua, Sisma.
un euro, praticamente si dona un euro con l'OBS, almeno nel mio paese, non so negli altri paesi. Comunque nel mio paese si dona un euro per i terremotati, insomma. Altre cose che ho fatto sono state da Zuki. Altre acquisti che ho fatto sono stati appunto da Zwicky e ho comprato queste scarpe che le ho pagate solo 5,99. Come vedete qua, 5,99. Sono nere, sono leggerissime, sono con l'arancione, che Chloe mi ha spento la lucetta, me l'ha riaccesa, insomma fa spegni accendi, e sono ginniche, io le ho prese per la palestra, mi piacevano tantissimo e quindi niente, le ho prese, erano che costavano pochissimo. Chloe, stai combinando un mare di danni. E poi vabbè, quindi vabbè, queste scarpe, insomma, quelle qua, ciao amore, saluta. E altra cosa, vai a vedere i cartoni, amore, vai a guardare i cartoni. Altra cosa che ho preso sempre per la palestra, che utilizzerò quando avrò un fisichetto di quelli, insomma, un bel fisico, perché, aspettate, ho deciso di andare in palestra, quindi mi servivano, le ho presi, poi le ho trovate anche sconto. Questo qua l'ho pagato 2,99, come vedete, ed è questo top qua, arancio fluo, che ed è praticamente abbinato alle scarpe. E niente, mi piaceva tantissimo questo abbinamento, quindi in tutto qua ho speso 8,98. Qua, visto? Così. E altra cosa che ho preso da Zwicky un giorno prima, questi qua li ho presi, sono stati praticamente queste due canotte che le ho pagate 3,99 ciascuna. Eccola qua, con i gelati, insomma, una di quelle di questo genere, insomma. Questa, e poi c'è questa qua con il cactus, che praticamente è aperta lateralmente. Anche questa qua molto 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 carina, l'ho già usata. E niente, queste qua le ho pagate 3,99 ciascuna. Poi sono stata da Terra Nuova, perché ci sono veramente tantissimi sconti, tantissime offerte che convengono tantissimo. Io oggi con il telefono non ho problemi a fissarlo. E insomma, faccio vedere. Ho preso questa. Aspettate. Le taglie comunque da Terra Nuova e Zwicky risultano molto più grandi. Cioè calzano più grandi, quindi per esempio delle canottiere ho preso una M e in realtà io prendo una L e XL, quindi ho preso una M e mi sta anche larghina, quindi vabbè. Le taglie sono sballate comunque. E niente, ho preso questo toppino da Terra Nuova che ho pagato 3,99. Pagato? Beh, 3,99. Ed è bianco con questa scritta nera, stile tipo proprio palestrata, non so se mi spiego. E poi ho preso abbinato questo pantalone con la scritta, penso, New York. Questo qua ho preso una L, perché anche Terra Nuova risulta comunque più grandicella. E questo qua l'ho pagato 4,99. E quindi ho preso, vabbè, questo qua completo, così. Questo qua, sempre quando vorrei un bel fisichetto, fare quelle belle foto, insomma. Io sono molto vanitosa, anche se sono molto timida, sono comunque molto vanitosa. E se ci avessi un fisico per bene, proprio mi farei tipo 3.000 foto al giorno. Comunque, altra cosa che ho preso da Terra Nuova sono questi pantaloni, 2,99. Questi qua ho preso XL, perché vabbè, c'era l'XL, quindi l'ho preferito prenderlo un pochettino più grandi, perché comunque io li metto sulla pancia, non li metto sotto l'ombelico, comunque sotto la pancia proprio. Li metto alti, perché non lo so, mi piace alti, almeno non si vede tantissimo la pancia. E niente, vabbè, sono semplicissimi, sono dei leggings grigi, niente di che. Altra cosa che ho preso sono questi altri pantaloni di tuta, come, no, non sono come quelli bianchi, sono come quelli blu che adesso vi faccio vedere, pagati anche 4,99 in questi L, e questi qua sono con l'elastico così in vita, le tasche, insomma, semplicissimo, tutto, hanno appunto i polsini, niente, semplici, per la palestra. Ho fatto degli acquisti per la palestra perché ho già parlato con un... Grazie amore. Ho già parlato con un istruttore di una palestra e ho deciso di andare in palestra per perdere quegli ultimi 10-12, insomma, quelli che mi sono rimasti, quindi mi servivano degli acquisti appunto per la palestra. Altra cosa che ho preso sono gli stessi pantaloni però blu.
sempre con gli accetti bianchi, sempre con le taschine, polsini sotto, insomma, sempre la L, sempre 4,99, questi qua anche molto carini. E ci ho abbinato questa magliettina bianca con la scritta 1972, bianca e blu qua. In realtà sembra nera ma è blu, e l'ho abbinato proprio alla tuta, sta molto carino. Scusate, ve li faccio vedere molto velocemente, ma non vorrei che questa idea tipo durasse 3 anni. Cos'hai fatto? No, il latte sul letto, Chloe. Altra cosa che ho preso sono delle magliettine, in realtà. Questa qua l'ho pagata 2,99, è una L, ed è a tre quarti, ma si può fare anche a manica lunga, così. C'ha questi bottoncini sul davanti, è bianca, molto semplice. E niente, questa qua, ho pagato anche questa pochissimo. Poi ho preso questo cappellino che mi ispirava tantissimo, cioè bellissimo, con la scritta Los Angeles, Love. E questo qua l'ho pagato solo 1,99, quindi non lo so, mi piaceva troppo, l'ho preso. E poi ho preso altre due magliettine che sono uguali, cambiano il colore praticamente. Ho preso questa qua grigia, che quest'anno va molto di moda questo, come si dice, questo tessuto qua, insomma. Infatti tra lunedì e martedì voglio andare ad uno dei mercati che fanno qua in zona a prendere delle scarpe Nike che sono proprio uguali a questo tessuto così, proprio bellissime. Sono, in realtà sono dei fake della Nike, quindi costano molto meno e poi, non lo so, mi piacciono di più. Vorrei andare a prendere queste qua Nike, quelle Adidas bianche, diciamo le classiche Adidas. E niente, comunque ho preso questa magliettina qua con la scritta Monday Aren't Fun, questo colore, grigia e nera. Questa qua è a tre quarti ed è molto carina, calzano molto larghe, a me comunque piacciono queste magliettine larghe. E la stessa l'ho presa però nera e bianca, con la scritta sempre Monday, vabbè, Aren't Fun. E queste qua le ho pagate 3,99 ciascuna, quindi un bel affare. Comunque anche per il periodo invernale, con un paio di leggings, con un jeans, stanno benissimo. E nulla, questi qua erano i miei, oddio, acquisti. E ho preso anche uno zainetto a Chloe, però ce l'ho, mi scotto andarlo a prendere. E nulla, questi qua erano i miei acquisti. Ho speso un pochettino di soldi, però sono molto soddisfatta perché, cioè, mi servivano. Io non riesco mai a spendere dei soldi su di me, di solito li spendo sempre su di Chloe. Infatti adesso vediamo che la settimana prossima dovremo fare il guardaroba, diciamo, barra autunnale e invernale per Chloe. E, perché comunque non gli viene più niente di quello dell'anno scorso, cioè non gli viene più niente. E di mio marito, perché io per adesso va bene, dopo prenderò con... diciamo, prenderò più là quando metteranno comunque nuove cosine. E nulla, questo era un video haul, spero vi sia piaciuto. La pupetta costa male, era affettata. Salvo di nuovo la febbre. Vabbè, niente, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!